Allora, benvenuti a questa nostra continuazione del corso di astronomia di base che stiamo costruendo, come vedete, con navigazione a vista. Ogni tanto introduciamo degli argomenti nuovi e questa mia chiacchierata di questa sera si inserisce, direi, a fagiolo tra le due lezioni, che, quella che mi precede e quella che mi segue, il miniciclo Vediamoci stanotte, che ha riguardato nella prima serata, curata da Orio e Valerio, il sensore che ci portiamo appresso, l'occhio, mentre la prossima volta Sandro ci illustrerà, mi pare fra 2 settimane, giusto, fra 2 sabati, ci illustrerà la teoria del segnale applicata all'immagine. Nel frattempo io vi racconto, incrociando con un altro miniciclo, che dovrebbe essere fatto di 2 parti. Questa sera parleremo di ciò che riguarda l'ottica come la intendiamo normalmente. Ottica e strumenti, parafrasando il titolo del primo corso che ho seguito da giovane allievo, nel mio primo anno al gruppo, correva il 1978, e appunto Mario Monaco teneva un corso articolato in più puntate, in cui entrava in grande dettaglio nelle leggi dell'ottica e nello spiegare appunto come le leggi dell'ottica determinano la costruzione degli strumenti astronomici. Questo è un po' quello che farò anche io stasera. Vi avviso subito, ci sarà molto poco di tecnica, di formalismi. Cercherò di raccontare i principi usando un approccio più o meno storico, perché poi i principi di base, la scienza che sta dietro l'ottica è abbastanza semplice. Quello che rende complicata l'ottica è poi la tecnologia, soprattutto la tecnologia molto perfezionata del modo di oggi di costruire strumenti ottici, che sono strumenti di elevata tecnologia. Metterò molto poco l'accento sugli aspetti tecnologici, perché diciamo ognuno se li può poi trovare, ed è inutile poi andare a riempire delle paginate di formule, di numeri, che quello che poi a noi interessa è che un sistema ottico funzioni e ci renda correttamente le immagini astronomiche. Quindi andremo a cercare di capire, con un approccio storico-descrittivo, come le leggi dell'ottica determinano la costruzione di uno strumento per osservare il cielo. E questa lezione prevede una seconda parte in cui l'ottica si estende a tutto ciò che noi non possiamo vedere con il nostro occhio, ma che fa comunque parte della radiazione che l'universo ci manda. Quindi la prossima volta parleremo di tutti gli strumenti che servono per uscire dal visibile e quindi per esplorare l'universo nelle altre bande dello spettro, come l'ultravioletto, l'infrarosso, le onde radio e le radiazioni di alta energia, dove pian piano vedremo come si esca sempre di più dal campo dell'ottica convenzionale e si vada a interessare campi più propriamente fisici e anche a studiare fenomeni molto più insoliti rispetto a quelli che noi vediamo con la luce, con quella piccola parte di spettro che noi chiamiamo luce, a cui il nostro occhio è sensibile e che gioco forza ha condizionato lo sviluppo della storia dell'astronomia fino praticamente all'inizio del secolo scorso. E cominciamo proprio dall'antichità. Beh, intanto il telescopio è stato inventato nel 1609, o almeno è stato applicato per la prima volta all'astronomia nel 1609, come ognuno sa, da Galileo. Non è che prima non esistesse l'astronomia e che si usasse soltanto alzare l'occhio al cielo. No, esistevano gli osservatori, esistevano fin dalla preistoria. Si pensa addirittura che il complesso megalitico di Stonehenge, che ha un'età stimata intorno ai 5-6 mila anni, fosse un sistema di pietre allineate che servivano a calcolare, per esempio, il sorgere del Sole in un determinato periodo dell'anno. Molti circoli megalitici, soprattutto sparsi nel nord Europa, hanno degli allineamenti astronomici e quindi si possono considerare, in senso molto lato, delle forme di osservatori. Poi qui vediamo un'altra immagine di un osservatorio dell'America precolombiana. Anche qui abbiamo addirittura una cupola. Non è che dentro quella cupola ci fosse un telescopio, però è chiara la destinazione astronomica anche di questo strumento. Venendo più vicino ai nostri tempi, nel 400 a Jaipur,
in India venne costruito questo gigantesco osservatorio solare con meridiane, cerchi graduati e mire di traguardo. E vedete che anche questa era una struttura decisamente imponente, fino ad arrivare al massimo sviluppo dell'astronomia pretelescopica, che è Uraniborg. Tycho, che non dimentichiamo che è l'astronomo che ha fornito i dati di precisione grazie ai quali poi Keplero ha elaborato la sua teoria del sistema solare, e quindi grazie alle osservazioni di Tycho Keplero ha capito che i pianeti non si muovevano su delle semplici orbite circolari, ma descrivevano delle ellissi intorno al Sole, ellissi di piccola eccentricità. Per distinguere queste ellissi da dei cerchi erano necessarie osservazioni di grande precisione, che sono state compiute prima del 1600 e senza telescopio da Tycho, che era questo, si potrebbe definire, un super astrofilo dell'epoca, un signore molto facoltoso che si dilettava di astronomia e mise le sue risorse al servizio dell'astronomia, costruendo questo osservatorio. Praticamente ha edificato un'isoletta dell'arcipelago danese in pieno mar Baltico. Allora non si considerava importante andare in cima alle montagne per costruire i telescopi, e semplicemente con mire e cerchi graduati compì delle misure di estrema precisione delle posizioni dei pianeti, che poi permisero lo sviluppo della teoria kepleriana e in ultima analisi anche la nascita della fisica moderna, perché la teoria della gravitazione universale di Newton, se andiamo a vedere, deriva dal tentativo di spiegare in modo analitico le leggi di Keplero. Quindi non è che l'astronomia richieda uno strumento ottico. Molto dell'astronomia, molto di quello che costituisce il mondo è stato compreso senza il telescopio, però chiaramente se noi guardiamo a occhio nudo, a parte qualche macchia sulla Luna, non vediamo niente. Le stelle e i pianeti ci sembrano dei semplici punti luminosi che cambiano di posizione in cielo rispetto a un mondo delle stelle fisse di cui noi non sappiamo assolutamente nulla. Qual è stata la rivoluzione? La rivoluzione è arrivata nel 1609, passando dall'astronomia di posizione all'astronomia di studio degli oggetti. Quindi studiare non solo la posizione, ma le caratteristiche degli oggetti celesti. Questo come si ottiene? Si ottiene amplificando la luce che ci arriva dai corpi celesti e ingrandendo nell'immagine per andare a vedere i dettagli. La costruzione del telescopio avvenne quasi per caso, nel senso che le leggi dell'ottica sostanzialmente non esistevano, le leggi della costruzione delle lenti non esistevano, si facevano già dal Medioevo e forse anche da prima lenti per occhiali, soprattutto lenti di ingrandimento per presbiti, per leggere da vicino. E un bel momento un ottico olandese, di cui non mi ricordo il nome, Janssen, giusto, mise insieme due di questi vetri di focale diversa, rendendosi conto che creavano un'immagine ingrandita, inventò il cannocchiale che all'inizio doveva avere soltanto delle applicazioni navali e militari. Fu Galileo ad avere l'intuizione che il cannocchiale si poteva usare per osservare i corpi celesti, e quindi da questo deriva tutta una serie di scoperte fondamentali, dai satelliti di Giove alle fasi di Venere, ai dettagli dei movimenti del sistema solare, alla comprensione che la Via Lattea è fatta di stelle, eccetera, eccetera. Insomma, tutta la scienza galileiana, che poi è continuata con lo sviluppo di telescopi sempre più perfezionati. Sappiamo bene che i telescopi di Galileo erano estremamente rudimentali, appunto perché erano costruiti in modo empirico, giustapponendo dei vetri che erano costruiti senza nessun criterio quantitativo. Quindi creare dei telescopi allora era una cosa assolutamente artigianale. Ci vuole un bel po' prima di capire come sono fatte le lenti e perché funzionano in questo modo. Cerchiamo di capire come funziona un telescopio di tipo galileiano, quindi basato su lenti, perché per molto tempo i telescopi furono realizzati soltanto a lenti. Oggi noi
quando pensiamo a telescopio, pensiamo a un telescopio in cui l'elemento ottico principale è uno specchio, ma per motivi che poi vedremo, per almeno un secolo strumenti astronomici significava esclusivamente cannocchiali a lenti. E pochi concetti fondamentali dell'ottica come la intendiamo oggi e dell'ottica classica, quindi parliamo soltanto di ottica geometrica, quindi di ottica che parla di luce come ideali raggi luminosi che viaggiano a velocità istantanea, non ci interessa nemmeno sapere la velocità della, che la velocità della luce è finita, e si propagano in modo rettilineo fino a quando non incontrano un ostacolo o un cambiamento di mezzo, e questo appunto sono i concetti fondamentali: la propagazione rettilinea della luce, le leggi della riflessione e della rifrazione, e solo in un secondo tempo introduciamo per alcune caratteristiche degli strumenti la teoria ondulatoria, ma per fare quasi tutto ci basta la semplice ottica geometrica. Cosa vuol dire ottica geometrica? Che trattiamo i raggi luminosi come delle rette ideali e ne studiamo le proprietà in base a delle semplici leggi di trasmissione che in pratica implicano soltanto i cambiamenti di direzione che noi imponiamo, vediamo come, a questi raggi luminosi. Quindi non facciamo nessuna ipotesi sulla loro natura, su onde, corpuscoli, fotoni, lasciamo perdere, semplicemente raggi, delle rette dello spazio ideale. Il fatto che la luce si propaghi in maniera rettilinea in realtà, sì, è un'esperienza di tutti i giorni, però deriva in modo profondo dalla teoria elettromagnetica, talmente profondo che possiamo far finta di ignorarlo, perché semplicemente noi parliamo di luce come raggi classici. Il fatto che dietro ci sia la teoria elettromagnetica, di nuovo, in questo momento ci interessa abbastanza poco. Ci interesserà molto di più nella seconda lezione, quando andremo a studiare le altre forme di radiazione, ma a capire che oltre alla luce esistono altre forme di radiazione, qui dovremmo fare un salto di 200 anni, quindi per il momento stiamocene tranquilli alla luce che riceve il nostro occhio. Allora, la prima applicazione ottica della propagazione rettilinea della luce è un dispositivo che è stato inventato non si sa bene quando, probabilmente addirittura ne accennano già i greci, è la camera oscura. Che cos'è la camera oscura? È un contenitore chiuso in cui c'è un foro in una parete e una parete su cui si forma un'immagine. Perché si forma un'immagine? Perché la luce, arrivando dall'oggetto esterno, entra in questo foro, passa per un punto obbligato e va a creare un'immagine rovesciata del mio oggetto. Già Leonardo l'aveva descritta nei suoi appunti. Qui abbiamo una rappresentazione settecentesca e qui vediamo questa vera e propria camera, quindi una stanza in cui poteva stare una persona, un piccolo foro in una parete e il paesaggio che viene riprodotto, rovesciato sulla parete opposta. Questa poteva essere una curiosità, veniva usata soprattutto dagli artisti, per esempio quando dovevano riprodurre una figura o un paesaggio, e era un modo per produrre un'immagine. Cos'è un'immagine? È la rappresentazione di una scena esterna mediante raggi luminosi. E la camera oscura, o foro stenopeico, come si dice, quindi l'elemento ottico qui si chiama foro stenopeico, è un forellino in cui la luce semplicemente passa, attraversando una parete che per il resto, a parte il foro, è opaca, non lascia passare la luce. Questa immagine è una rappresentazione fedele della realtà, senza variazioni di scala, perché la luce va semplicemente dritta. Semplicemente io posso ingrandire l'immagine allungando la stanza, ma l'immagine rimane con le stesse proporzioni dell'oggetto originale. L'unica cosa che posso variare, oltre alla distanza tra il foro e la parete, è il diametro del foro. Ora, è intuitivo che se il foro è grande mi arriva più luce, quindi avrò un'immagine più luminosa e più facile da vedere, ma avrò anche un'immagine meno definita. Perché? Perché i raggi luminosi che arrivano nel foro potranno passare da tutti i punti del foro e quindi avranno una certa indeterminazione,
quando arrivano dalla parte opposta, quindi avrò una confusione dell'immagine approssimativamente pari al diametro del foro. Quindi se io faccio un cerco non so di proiettare un'immagine del sole facendo un buco nella parete, se faccio un foro piccolo avrò un'immagine abbastanza nitida. Se il foro è allargato di un centimetro, vuol dire che i raggi che mi proiettano per esempio il bordo del sole avranno la possibilità di muoversi di un centimetro per entrare nella stanza e quindi corrispondentemente arriveranno sull'immagine che io proietto a terra con un'indeterminazione corrispondente e qui quindi avrò una scarsa definizione dell'immagine. Come faccio ad aumentare la nitidezza? Riduco il forellino fino a immaginare di farlo grosso come una punta di spillo in modo da lasciar passare pochissima luce. In questo modo i raggi che arrivano dalla scena esterna passeranno attraverso un unico punto e quindi arriveranno in un unico punto sul piano di proiezione. In questo modo avrò un'immagine perfettamente definita. Allora cosa vuol dire? Per avere un'immagine ideale faccio un foro microscopico? Sì, ma fino a un certo punto, perché poi vedremo che ci scontreremo con un'altra questione legata proprio alla natura ondulatoria della luce. Come facciamo per migliorare la qualità di un'immagine di un foro grande? Proprio lì, l'invenzione del telescopio è tutta lì. Dobbiamo usare il principio della rifrazione, quindi dobbiamo far andare la luce non solo in linea diretta dall'oggetto all'immagine, ma farla andare un po' più dove vogliamo noi, in modo da focalizzarla, quindi farla andare in una direzione prestabilita. Questo come si ottiene? Si ottiene facendo passare la luce attraverso dei mezzi ottici, attraverso delle sostanze diverse. Quando la luce attraversa due sostanze diverse succede qualcosa. La fisica ci dice che la luce viaggia alla velocità della luce nel vuoto. Se le facciamo attraversare un mezzo materiale, l'aria, l'acqua, il vetro, qualsiasi sostanza trasparente, sostanza trasparente è una sostanza in cui la radiazione è libera di viaggiare e non viene assorbita in maniera significativa, diciamo, mezzi che hanno caratteristiche opportune in modo da lasciar passare la luce. Quando la luce attraversa un mezzo, interagisce con la materia, con gli atomi di questo mezzo, gli cede un po' di energia e rallenta, sostanzialmente rallenta, perde energia e quindi viaggia a una velocità che è diversa. Il rapporto tra la velocità della luce ideale, quella nel vuoto, C, quella che è la nostra costante fondamentale di natura, e la velocità all'interno del mezzo si chiama indice di rifrazione del mezzo. Perché di rifrazione? Rifrazione, spezzamento, piegamento, perché la luce quando attraversa due mezzi, vedete nella figura in alto a sinistra, subisce una deviazione secondo la legge di Snell. Sostanzialmente l'angolo d'entrata e l'angolo di uscita stanno tra loro secondo una legge che è legata proprio al rapporto tra le velocità della luce nel mezzo. Quindi il rapporto tra gli indici di rifrazione è uguale all'inverso dei rapporti tra gli angoli o in realtà tra i seni degli angoli, comunque diciamo il seno non è altro che la proiezione dell'angolo sulla superficie. Però sostanzialmente quello che ci interessa è che la luce si piega di una quantità che è determinata dalla velocità nei due mezzi. Perché succede questo? Ci sono varie dimostrazioni possibili, la più elegante e la più semplice è quella derivante dal teorema di Fermat, dal teorema di minima azione o dal teorema di massima velocità. Semplicemente, per sapere dove passa la luce, devo imporle di passare per il cammino dove impiega meno tempo. Un po' come il bagnino che deve fare un salvataggio nel minimo tempo possibile. Se qua c'è il bagnino e qua c'è l'omino che sta affogando, qual è il cammino che permette al bagnino di salvare il malcapitato nel più breve tempo possibile? Se segue una linea diretta, quella in rosso, avrà
un passaggio in acqua abbastanza lungo. Chiaramente il bagnino in acqua si muove molto più lentamente che quando corre sulla spiaggia. Se cerca di arrivare all'altezza del malcapitato, poi piega ad angolo retto e va dritto, sì, percorre meno spazio in acqua, però ha allungato considerevolmente il passaggio a terra. Il cammino ideale qual è? È quello con la linea in verde, la linea di minimo tempo, la brachistocrona, come si diceva una volta, è quella che consente al bagnino di arrivare nel minimo tempo possibile. Qual è quella linea? È quella che segue proprio la legge di rifrazione. Quindi gli angoli d'entrata e di uscita stanno tra loro in funzione del rapporto delle velocità a terra e in acqua, in questo caso, o come il rapporto tra le velocità della luce nei due mezzi, quindi il rapporto tra gli indici di rifrazione. Tutto questo per dire cosa? Semplicemente che la luce, quando entra in un mezzo, quando passa da un mezzo a un altro, e per semplicità assumiamo che la demarcazione sia netta, quindi che ci sia aria, vetro, acqua, di nuovo vetro, comunque dei mezzi omogenei, e che le superfici di demarcazione siano nette. Quindi lasciamo perdere le variazioni continue, gli indici di rifrazione che variano in modo continuo, che questo ci, come per, succede per esempio, non so, negli occhiali moderni, dove si usano dei mezzi a indice graduato. Lasciamo perdere tutte queste complicazioni. Parliamo di superfici nette di separazione, dove l'indice di rifrazione ha qui un valore, qui un altro e qui un altro ancora. Cosa succede quindi? Bene, i modi che abbiamo per manipolare la luce nell'ottica geometrica sono tutti qua. Questo è quanto ci serve per costruire un telescopio. Basta. Una volta che abbiamo capito queste cose, possiamo fare tutto. Le diamo in pasto a un calcolatore, gli facciamo mandare un raggio nel mio sistema ottico, che sarà costruito da tutte le lenti e tutti gli specchi che volete. Facciamo la storia di questo povero raggio di luce, guardiamo dove va a finire, lo facciamo per tutto il campo visivo, lo facciamo per tutti gli angoli di incidenza e basta. Il nostro sistema ottico è bello fatto. Variamo le caratteristiche dei mezzi, la loro posizione, la loro forma, e noi siamo in grado di progettare qualsiasi sistema ottico. Ci vuole qualche anno di calcoli, magari, però noi in linea di principio siamo in grado di farlo sulla base di pochi semplicissimi principi. E allora, per mandare la luce dove ci serve, possiamo fare solo tre cose. Farla passare da un mezzo a un altro, e quindi la luce si piega. Vedete, qui abbiamo, immaginate di avere un raggio di luce che arriva da in alto a sinistra e che entra, che passa per esempio dall'aria al vetro. Il raggio, entrando nel vetro, cambia direzione, si avvicina alla verticale, perché la luce rallenta e quindi si avvicina alla, diciamo, alla caduta verticale, e quindi abbiamo un cambio di direzione. La luce si piega e si riflette pure, perché quando noi attraversiamo l'interfaccia tra due mezzi diversi, la fisica ci dice anche che la luce torna indietro, c'è una parte di luce che entra nel mezzo e cambia direzione e un'altra parte che viene riflessa, torna nello spazio di partenza, semplicemente invertendo l'angolo, quindi con un angolo uguale opposto, come si dice appunto speculare, perché stiamo parlando di uno specchio, e ritorna nello spazio di partenza semplicemente invertendo l'angolo di arrivo. Se noi al posto di quella superficie mettiamo una superficie non trasparente, un conduttore, quindi una cosa che respinge le onde elettromagnetiche, noi abbiamo costruito uno specchio. In quel caso il materiale non lascia passare la luce perché non è più trasparente e la riflette completamente. Avremo quindi un raggio trasmesso di sotto che è nullo e tutta la luce viene riflessa. Abbiamo uno specchio, una superficie completamente riflettente. La seconda cosa che possiamo fare è far passare la luce dentro un mezzo che però è finito, quindi la luce subisce solo una deviazione. La luce dall'aria entra in un prisma, quindi in un oggetto con due superfici non parallele, subisce, vedete, due piegamenti,
prima si avvicina alla perpendicolare al mezzo, poi ritornando in aria si riallontana, ma facendo questo ha cambiato direzione. L'angolo tra le due superfici fa sì che la luce cambi direzione. Se le due superfici fossero parallele, il raggio di luce si sposterebbe di un po', ma manterrebbe la stessa direzione di partenza. Se le superfici non sono parallele, come avviene nei prismi o nelle lenti, che sono nient'altro che delle superfici in cui la direzione cambia con continuità, quindi hanno delle superfici che non sono piane ma sono curve, la luce cambia direzione. La terza cosa che possiamo fare è far passare la luce attraverso appunto un oggetto con delle superfici curve, e se le superfici sono curvate in modo opportuno, la luce può venir fatta convergere in un determinato punto. Questo vuol dire che i raggi che entrano dentro questo mio oggetto, raggi paralleli che arrivano in una certa direzione, tendono a convergere in un unico punto. Questo è quello che si era fatto appunto empiricamente nell'epoca pretelescopica, costruendo delle lenti che non sono altro che due superfici, due calotte sferiche che delimitano un volume fatto di un qualche materiale trasparente, di solito il vetro, ma si potrebbero fare anche di ghiaccio o di altri materiali trasparenti. Si scoprì empiricamente, ma si può dimostrare in modo molto preciso come è fatta effettivamente una lente. Come dicevo prima, calcolando la storia di ogni raggio, noi siamo in grado di determinare le caratteristiche di una lente. Quindi vedete, noi immaginiamo per esempio di avere la classica lente come ce la immaginiamo, la lente panciuta da due parti, la lente biconvessa. Qui abbiamo quella F in rosa che c'è a sinistra, che è il nostro oggetto di partenza. Seguiamo la storia dei vari raggi che partono dal mio oggetto, vanno verso la lente, e se noi andiamo a costruire i cammini di tutti i raggi possibili, andremo a creare l'immagine che si va a formare del mio oggetto. Dove si va a formare? Si va a formare in una zona che noi chiamiamo piano focale, che è determinata appunto dalle caratteristiche del mio materiale e da come sono create le superfici. Una lente fatta di due superfici sferiche approssimativamente mi creerà un'immagine abbastanza definita, non del tutto, però diciamo che comincia a creare qualcosa di simile a un'immagine. Dove si forma questa immagine? Si forma in un punto che è determinato appunto dalle curvature delle superfici e dall'indice di rifrazione del mio mezzo, che di solito appunto è vetro. Se la nostra lente è abbastanza sottile, possiamo fare delle approssimazioni. Qui vedete ci sono, in realtà dobbiamo tenere conto delle due superfici che possono non avere la stessa curvatura. La lente ha un suo spessore, bisogna parlare di piani principali, piani secondari, fuoco primo, secondo fuoco, eccetera, eccetera, centro di curvatura, tutta una serie di questioni che ci porterebbero a fare un sacco di conti, secondo me poco importanti per capire i principi di funzionamento. Quello che ci interessa è che una lente di non grande curvatura, di non grande spessore, alla fine porta tutti i raggi a convergere in un punto che si trova a una certa distanza da questa lente. Questa distanza si chiama lunghezza focale, e la caratteristica della mia lente è la sua lunghezza focale, quindi la distanza tra all'incirca il centro della lente, che per le lenti sottili coincide col suo centro fisico, col suo centro geometrico, e il punto in cui si crea l'immagine di un oggetto all'infinito. Quindi immaginiamo che questa F in realtà sia la Luna, che i suoi raggi ci arrivino sostanzialmente paralleli e che noi andiamo a creare un'immagine della Luna. Il punto dove si forma questa immagine appunto è il fuoco. Fuoco che deriva, anche qui ogni parola si porta dietro una storia, fuoco perché le lenti venivano usate anche per accendere il fuoco. Se noi raccogliamo la radiazione del sole con una lente abbastanza corta di focale,
riusciamo ad accendere il fuoco, perché concentriamo l'energia solare in un punto, al punto da riuscire ad accendere un fuoco. Tutto questo, diciamo, prescindendo, come vi dicevo, da tutta una serie di considerazioni tecniche, quello che ci importa è soltanto sapere che la nostra lente può creare un'immagine, quindi una riproduzione della scena reale in un determinato punto. La distanza focale è quella che caratterizza la mia lente, come, non so, quando andiamo a comprare un obiettivo fotografico, che cosa ci serve? Sapere qual è la sua lunghezza focale, quindi sapere se è un obiettivo di lunghezza focale corta o lunga, quindi che andrà montato a una determinata distanza dal piano del sensore, dove una volta c'era la pellicola, dove adesso c'è il sensore. Se si tratta di un obiettivo di un telescopio, questa lunghezza focale sarà il punto in cui, sarà la distanza dall'obiettivo in cui vado a sistemare, ad esempio, il mio oculare, che è un sistema di trasmissione dell'immagine all'occhio. Ecco qua, il telescopio, semplicissimo, la lente principale. La luce mi arriva da destra, passa attraverso la lente, viene fatta convergere nel fuoco, vedete lì dove si incrociano i raggi sarebbe il piano focale, in quel piano io vado a sistemare un sensore e posso raccogliere direttamente l'immagine che viene formata. Se voglio vederla col mio occhio, che è dotato a sua volta di un sistema ottico, non posso mettermi direttamente lì perché non vedrei niente, avrei l'immagine trasformata dall'ottica del mio occhio. Devo, per poterla vedere, ingrandire e rendere di nuovo i raggi paralleli in modo che il mio occhio possa poi rifocalizzarli sulla retina. Siccome l'occhio è fatto per acquisire direttamente dalle scene esterne, non può gestire l'immagine creata da un altro obiettivo, ha bisogno di trasformarla mediante un sistema secondario che ingrandisce l'immagine e la trasferisce di nuovo con dei raggi paralleli al sistema ottico dell'occhio. Parliamo di ingrandimento apparente che si può calcolare, è semplicemente il rapporto tra la lunghezza focale dell'obiettivo e quella dell'oculare, che a sua volta è un piccolo telescopio con una lunghezza focale molto più piccola, che serve appunto per andare a raccogliere l'immagine. Quello che noi andiamo a vedere come ingrandimento non è altro che il rapporto tra le due lunghezze focali. Bene, a questo punto noi ci mettiamo a costruire una lente il più grande possibile, perché più grande la lente è, più raccoglie luce, quindi più sarà in grado di concentrare i raggi di oggetti deboli, e benissimo, tutto fatto. Ho saltato un po' di passaggi in realtà, c'è qualche piccolo problema di qualità. Perché l'uso di una semplice lente lavorata con superfici sferiche? Perché sferiche? Perché lavorando tra loro due oggetti di vetro con degli abrasivi, se io faccio strisciare tra loro due dischi di vetro con degli abrasivi sempre più fini in modo da scavarli e poi creare delle superfici convesse e lucidarle con abrasivi sempre più fini, inevitabilmente, lavorando senza nessuna preparazione, otterrò delle superfici sferiche, perché sono le più semplici che posso ottenere con un lavoro di questo tipo. E quindi le prime lenti, anche se nessuno aveva l'intenzione di farle sferiche, avevano, per ragioni diciamo di geometria elementare, delle superfici sferiche. E una lente sferica semplice alla fine non va molto bene per costruire un telescopio. Andava bene per il telescopio di Galileo, che aveva degli ingrandimenti minimi, paragonabili a quelli di uno dei nostri binocoli di oggi, ma se volevamo andare a vedere un po' di particolari, quali erano gli oggetti celesti che si studiavano nel 600? Erano sostanzialmente i pianeti. I pianeti sono piccoli, per vedere bene i pianeti ci vogliono degli ingrandimenti forti, anche superiori alle 100 volte. E se io cercavo di costruire un telescopio che mi desse dei forti ingrandimenti, alla fine c'era qualche piccolo problema. L'unico sistema per ottenere dei forti ingrandimenti senza degradare troppo la qualità della mia immagine era quello di costruire dei telescopi di lunghezza focale veramente favolosa.
Qui abbiamo una stampa della fine del Seicento in cui c'è qualcuno, forse potrebbe essere lo stesso Huygens, che sta cercando con una montatura di quel tipo, immaginate cosa vuol dire puntare, non so, Saturno per osservare gli anelli con una montatura di quel tipo e quanto potesse essere stabile, quindi pensate un po' tutto il discorso. Perché? Perché c'era bisogno di queste complicazioni? Perché se io avessi cercato di costruire un telescopio con un grande obiettivo, non avrei visto niente. Avrei visto una cosa confusa, piena di colori spuri, e impossibile da mettere a fuoco. Non avrei ottenuto un'immagine. Perché? Perché appunto con le lenti semplici entrano in gioco le aberrazioni. Le aberrazioni, cioè le deviazioni da quella che è un'immagine ideale. Solo con Newton si cominciò a comprendere che il vetro si concentra la luce in un fuoco unico, ma non lo fa in maniera uniforme per tutti i colori. Le proprietà dispersive del vetro erano note. Si dice che fu lo stesso Newton a ideare la scomposizione della luce solare nei suoi colori elementari. Qui dobbiamo cominciare a parlare di ottica fisica, non solo di ottica geometrica. La luce, come ci arriva dal Sole, in realtà non è una radiazione semplice, ma ha delle componenti spettrali. La lunghezza d'onda della luce che ci arriva dal Sole non è unica, ma è costituita, come si dice, da uno spettro, quindi da una possibilità di valori della lunghezza d'onda. Noi oggi siamo abituati a parlare di frequenza e lunghezza d'onda della luce, non vi ho fatto la solita slide introduttiva dove si fa vedere la lunghezza d'onda, la frequenza, la velocità della luce, sono cose di cui abbiamo parlato tante volte. Però chi costruiva i primi telescopi ovviamente non lo sapeva, e non sapeva che un vetro non soltanto mi piega la luce, ma la piega in modo che funzioni dalla lunghezza d'onda. N è uguale a N di lambda. Quindi l'indice di rifrazione di un vetro non è un indice di rifrazione unico, ma è una funzione della lunghezza d'onda. Varia, il modo in cui questo indice varia in funzione della lunghezza d'onda si chiama relazione di dispersione, si può esprimere con un numero, che è un numero che qualifica il mio materiale. Diversi tipi di vetro hanno diverse relazioni di dispersione, hanno diverse capacità di separare la luce nei suoi vari colori. Cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente che, vedete, i bordi di una lente sono tutt'altro che paralleli, formano tra di loro un angolo, quindi si comportano, in ultima analisi, come dei microprismi. E passando attraverso questi prismi la luce subisce appunto una dispersione. Se noi cerchiamo di fare una foto con una lente fatta di un vetro semplice, ecco cosa succede. Il mio oggetto avrà dei terribili aloni colorati. Questi aloni colorati non sono altro che la scomposizione della luce bianca nei suoi componenti. Questo vuol dire due cose. La prima è che i singoli colori non arrivano tutti nello stesso fuoco, ma avendo subito piegamenti differenti arriveranno in una zona diversa e quindi qua al posto del piano focale ci sarà una regione focale, per cui l'immagine di una stella bianca anche al centro del mio campo visivo non sarà mai a fuoco ma avrà degli aloni colorati. Se poi io mi vado a spostare fuori del centro dell'asse ottico, la mia immagine avrà questi aloni colorati che sono anche sfasati tra di loro e quindi vedrò la mia stella che ha un orlo rosso e un orlo blu. E questa è proprio l'aberrazione cromatica, che è il principale difetto, se andiamo a vedere, delle lenti semplici. Fino al 700 inoltrato nessuno pensò di poter utilizzare dei vetri diversi per eliminare appunto questi colori spuri. Dollond di Londra fu il primo a costruire i cosiddetti obiettivi acromatici. Cosa succede con gli obiettivi acromatici? Succede che io uso due vetri di composizioni diverse. Anche qui, come si faceva a sapere? Con la prova, con la sperimentazione, anche qui in modo molto empirico,
si cominciò a capire che se io costruivo il mio vetro mettendoci dentro determinate sostanze, mettendoci più soda, più ossido di piombo, più calce, più o meno silice, ossidi di altri metalli, che so io, di titanio, di altre cose, riuscivo a cambiare non solo l'indice di rifrazione, ma anche le proprietà dispersive del mio vetro. Crown e Flint sono le due denominazioni dei vetri ottici più canonici. Diciamo, il Crown, un vetro ottico di basso indice di rifrazione e bassa dispersione, il Flint, un vetro normalmente contenente piombo, che ha un alto indice di rifrazione e un'alta relazione di dispersione. Costruendo invece della mia lente semplice una lente composta fatta di una lente convessa e una lente concava, quindi che indebolisce un po' il potere della mia lente principale, riesco, combinando naturalmente in modo opportuno, e all'epoca la sperimentazione doveva andare per tentativi, combinando in modo opportuno questi due elementi, riesco a far convergere la luce di nuovo in una zona molto ristretta e a eliminare almeno in parte l'aberrazione cromatica. Questo poi in realtà, lavorando con due vetri, lo posso fare soltanto per due lunghezze d'onda. Per esempio, mi posso preoccupare di sistemare le due lunghezze d'onda all'estremo dello spettro, che sono di far convergere il rosso e il blu nello stesso piano focale, e poi le altre andranno più o meno dalla stessa parte. Se voglio migliorare la situazione, aggiungerò degli altri vetri, costruirò degli obiettivi apocromatici che riescono a correggere l'immagine anche per più lunghezze d'onda, e questo aumenterà la complicazione del mio sistema ottico, ma stiamo andando a parlare di obiettivi che sono poi stati creati in tempi molto più recenti. Due altri difetti che affliggono la lente semplice sono, la prima e la più grave, l'aberrazione sferica. Una lente semplice, scordatevi che riesca a creare un fuoco unico. Se noi facciamo una lente spessa, quindi una lente molto incurvata, quindi che fa convergere la luce vicino, una lente quindi di corta lunghezza focale, quello che si direbbe oggi un obiettivo molto luminoso, un obiettivo in cui il rapporto tra il diametro e la lunghezza focale è molto alto. Un obiettivo così fatto con una lente semplice non potrebbe mai funzionare. Perché? Perché le superfici sferiche riescono a far convergere i raggi in un unico punto solo in maniera molto approssimata. Se la mia lente è spessa e corta, vedete cosa succede? Che i miei raggi vanno a convergere in una regione molto dispersa, quindi lungo l'asse ottico ho una regione molto grande in cui i raggi più o meno convergono, ma non sono mai esattamente fuoco. Ecco perché gli astronomi del 600 usavano quei telescopi mostruosamente lunghi per osservare i pianeti, perché erano costretti a fare delle lenti di curvatura minima e quindi di lunghezza focale esagerata. Quelle lenti magari avevano un rapporto focale diametro superiore a 100, quindi obiettivi pochissimo luminosi, che però riuscivano, utilizzando un vetro semplice, ad avere un fuoco ancora accettabilmente contenuto in una regione ristretta. Un altro difetto tipico delle lenti semplici, ma non solo, è il coma. Coma nel senso di chioma. Parliamo di chioma delle comete. Cosa vuol dire? Che le stelle al bordo del campo sembrano delle comete. Hanno la coda. Questo perché? Perché gli oggetti lontani dal centro dell'immagine vedono porzioni di lente che in realtà, prese isolatamente, hanno delle lunghezze focali diverse e quindi vanno a focheggiarsi in punti diversi. Quindi le varie parti della lente contribuiscono a creare la mia immagine in modo diverso a seconda da dove passa la luce, e quindi la mia immagine della stella viene sparpagliata in orizzontale, e ognuno di questi piccoli elementi dell'immagine ha un fuoco diverso. Quindi se io cerco di raccogliere questa immagine su un piano focale, ottengo che la mia immagine della stella si allunga e si sfuoca. Qui ci sono dei diagrammi molto semplici di quelle che sono
quello che sarebbe un, idealmente un tappeto di stelle disposte regolarmente nello spazio, vedete le aberrazioni principali. Aberrazione sferica, nessuna stella arriva a fuoco. Coma, le stelle sono a fuoco soltanto al centro del campo, ma quando mi allontano diventano delle piccole comete. Aberrazione cromatica, le stelle verso il bordo del campo diventano colorate, diventano disperse. E questi sono i principali problemi che bisogna affrontare quando si costruisce un obiettivo. Cosa si fa al giorno d'oggi? Bene, si utilizzano vetri che in realtà sono dei veri prodotti di ingegneria chimica. Quindi il vetro non è più una miscela di silice e ossidi vari messa in un forno e fatta andare così, più o meno come viene, ma è una miscela estremamente precisa di sostanze chimiche che vengono fuse insieme in modo da dare tutta una serie di caratteristiche. Vedete, qui abbiamo un diagramma che rappresenta quella che è più o meno la capacità moderna di produrre vetro. In ascissa abbiamo il numero di Abbe, che è in sostanza la capacità dispersiva, quindi quanto il mio vetro separa i colori dello spettro, e in ordinata invece quanto il mio vetro è in grado di piegare la luce, quindi quanto è elevato il suo indice di rifrazione. Andiamo dal più basso, che è la fluorite, che non è nemmeno un vetro, che è una sostanza diversa, non contiene nemmeno, è un vetro che non contiene silice, è semplicemente fluoruro di calcio, una sostanza completamente diversa che ha un indice di rifrazione appena superiore a quello dell'acqua. L'indice di rifrazione dell'acqua è 1,33. Al centro abbiamo più o meno i vetri normali, e poi vedete bario, piombo, titanio, lantanio, secondo cosa mettiamo all'interno del nostro vetro riusciamo a creare tutta una serie di vetri che hanno delle caratteristiche ben specifiche. Combinando vetri di diverso tipo e andando a simulare al calcolatore il modo in cui i raggi passano dentro il mio sistema di lenti, riesco a fare quasi quello che voglio. Poi naturalmente mi servono le macchine per lavorare queste superfici. Poi non vi dico il fatto che le superfici possono anche essere asferiche, quindi con sistemi di lavorazione più sofisticati posso ottenere delle superfici che non sono sferiche, ma possono essere paraboliche o ellittiche o iperboliche, o magari anche figure più complicate, anche curve di grado superiore, come ad esempio, per dire, nei correttori di coma o nelle lastre correttrici dei nostri telescopi Schmidt-Cassegrain, tanto per dirne una. Combinando lenti di forme prestabilite, di materiali diversi, si possono risolvere quasi tutti i problemi. Per esempio, qui c'è un esempio di un obiettivo apocromatico in cui, giustapponendo due vetri leggeri e un vetro pesante, ovviamente calcolati in modo ben preciso, riusciamo a mandare nello stesso fuoco quasi tutti i colori e quindi avere una qualità d'immagine superiore. Perché cosa vuol dire? Che io riesco a mettere a fuoco veramente tutto in tutto lo spettro visibile, quindi avere un'immagine che ha una elevatissima definizione e si avvicina al comportamento ideale. Al giorno d'oggi, noi siamo abituati a parlare dei telescopi, quindi di sistemi che hanno tutto sommato ancora dei rapporti focali abbastanza lunghi. Per costruire un obiettivo da telescopio ancora oggi si usano 2, 3, al massimo 4 tipi di vetro diversi. Se andiamo a costruire dei sistemi fotografici molto spinti, molto luminosi, questo è uno schema tipico di un obiettivo fotografico di oggi, magari zoom, quindi a focale variabile, magari in grado di mettere a fuoco da vicinissimo all'infinito, non è raro che ci siano anche 20 lenti diverse. E qui c'è fior di ingegneri che hanno studiato per anni come creare questi obiettivi, c'è tutta una storia che gli appassionati di fotografia conoscono sicuramente molto meglio di me, dai gloriosi Tessar a quattro lenti ai disegni attuali
degli obiettivi per magari macchine fotografiche di grande formato che hanno una estrema complessità. E i risultati possono essere veramente incredibili. Questa è questa qui, i pilastri della creazione, questa è la più famosa immagine di Hubble. No, questa è stata ottenuta con un rifrattore da 15 cm di diametro, un telescopio che potrebbe stare nella nostra specola. In realtà non ci può stare per la ragione che conta circa come un'automobile. Si tratta di un rifrattore a tre lenti, di un famoso apocromatico di una famosissima marca giapponese, che ha una qualità di immagine tale da poter raggiungere addirittura dei risultati. Ok, se la ingrandiamo ai livelli di Hubble, poi vediamo che non è l'immagine di Hubble, però l'impressione è notevole. Qui abbiamo delle stelle veramente piccole, abbiamo un contrasto pazzesco, abbiamo una resa di immagine che è veramente strepitosa. 20 anni fa, se avessi detto che un'immagine così era stata ottenuta con un telescopio piccolo che posso trasportare sotto braccio, mi avrebbero riso in faccia. Al giorno d'oggi è possibile anche questo. Citando di nuovo il nostro fondatore, oculari quanti e quali, articolo sul numero 1 dell'astronomia nel 1979, e gli oculari quanti e quali sono anche qui. Dalla parte dell'occhio, la sofisticazione ottica ha raggiunto dei livelli veramente stratosferici. Si parte, qui non c'è nemmeno il primo di tutti gli oculari, che è l'oculare galileiano, che era una semplice lente negativa. Per adesso, per non mi ricordo quale motivo, ai tempi di Galileo il modo più semplice per raccogliere un'immagine era quello di mettere una piccola lente negativa al posto dell'oculare, quindi una lente come quella dei miei occhiali, diciamo, ottenendo degli ingrandimenti ridicoli di 5, 6, massimo 8 volte, appunto, meno di un binocolo di oggi. Huygens alla fine del 600 inventò l'oculare, appunto, di Huygens, formato da due lenti convesse, e poi via via, con l'introduzione di doppietti acromatici, disegni simmetrici e asimmetrici, poi sistemi via via più complicati destinati ad aumentare il campo apparente e ad avere anche un campo estremamente corretto, quindi senza distorsione su tutto il campo, fino ad arrivare a dei mostri come gli oculari Nagler, che pesano quasi un chilo, sono veramente dei piccoli mostri di tecnologia. Chi ha osservato dentro questi oggetti ne è rimasto sempre impressionato, perché è veramente come guardare da una finestra. Quindi il telescopio oggi è sicuramente uno strumento di elevata tecnologia, però andiamo un po' a vedere, riavvolgiamo un attimo il film, torniamo a pensare al foro stenopeico. Allora, abbiamo detto all'inizio che per aumentare la definizione di un foro stenopeico la cosa principale da fare è diminuire le dimensioni del foro, in modo che i raggi luminosi seguano un semplice cammino rettilineo dall'oggetto alla sua immagine. E questa è una tipica fotografia fatta, non da me, l'ho presa su internet, con un obiettivo stenopeico, quindi un forellino in una superficie opaca e la pellicola dietro. Vedete, la caratteristica di questa immagine è che è tutto a fuoco, i ciottoli in primo piano e gli scogli all'orizzonte. Posso arrivare a una definizione ideale per questa foto? Posso pensare di fare un forellino magari di un micron di diametro che mi darà pochissima luce, ma aumento il tempo di esposizione e avrò un'immagine perfetta? La risposta è no. Perché se il mio foro è troppo piccolo, la luce non va più dritta. Cosa succede? Succede che ci siamo dimenticati una cosa importante, che la luce, purtroppo, quando cerchiamo di guardare dettagli molto piccoli, non è più fatta di raggi. Non sono più rette dello spazio euclideo che se ne vanno dritte, ma sono cose più complicate. Quindi noi dobbiamo pensare che la luce non è fatta semplicemente di raggi, ma è fatta di onde che, quando incontrano un ostacolo, si allargano,
vengono ripropagate da questo ostacolo. Qui vediamo due esempi, proprio lo vedete, di un'onda piana che arriva dall'infinito da sinistra, che incontra un forellino e vedete viene dispersa da questo forellino, che si mette di nuovo a emettere onde come se fosse lui stesso un centro di emissione. Queste onde vanno a creare una figura di diffrazione sullo schermo. Se io allargo il mio foro, la figura di diffrazione si restringe, ma perdo anche in definizione. Alla fine si può calcolare che l'angolo minimo che io riesco a distinguere è legato alla lunghezza d'onda della luce e all'inverso della mia apertura. Quindi, che ci sia o non ci sia una lente, esistono dei limiti al dettaglio più piccolo che io posso vedere, proprio perché la luce a un certo punto, non posso dimenticarmi che è fatta di onde, quindi non posso mandarle esattamente dove voglio. L'ottica geometrica ha dei limiti che sono determinati dal fatto che la luce, quando passa da un'apertura, non passa esattamente da quell'apertura, ma subisce una indeterminazione dovuta al fatto che la luce ha una natura ondulatoria. E quindi io devo tenere conto, se applico la visione classica, della lunghezza d'onda della frequenza, o se applico la visione quantistica, dell'indeterminazione di posizione e dell'energia del mio raggio luminoso, che in questo caso non sarà più un raggio luminoso, ma sarà un fotone, che quando viaggia nello spazio è una particella, ma quando incontra la materia si ricorda di avere una natura ondulatoria, quindi di avere una posizione indeterminata, o, se applicate l'altro punto di vista, una lunghezza d'onda. Quindi, questo cosa vuol dire? Che la definizione di immagine del mio telescopio non sarà ideale, ma sarà limitata sostanzialmente dalla lunghezza d'onda della luce che io impiego, che è circa costante. Quando parliamo di astronomia ottica nel visibile, la lunghezza d'onda è dell'ordine di mezzo micron, quindi mezzo milionesimo di metro, che è all'incirca la lunghezza d'onda della luce visibile. E l'angolo minimo che io riuscirò a distinguere, quindi il dettaglio più piccolo che io riuscirò a vedere in un oggetto astronomico, dipenderà dalla lunghezza d'onda e dall'inverso del diametro del mio obiettivo. Quindi la relazione che metto in basso a spanne e all'incirca l'angolo più piccolo che posso vedere è una costante, circa 120, diviso il diametro del mio obiettivo. Quindi un obiettivo da 120 mm sarà in grado di risolvermi dettagli di un secondo d'arco. Se io aumento il diametro del mio obiettivo, riuscirò a distinguere dettagli ancora più piccoli. E per converso, l'altra cosa che mi serve è sapere, quando io osservo oggetti astronomici deboli, sapere quanta luce può raccogliere il mio obiettivo. L'obiettivo ha un diametro di entrata, questo diametro mi raccoglie tutta la luce che mi arriva dal cielo e me la concentra sul piano focale. Quanta luminosità guadagno? Bene, la luce che guadagno dipende sostanzialmente dal diametro del mio obiettivo, e la magnitudine limite si può ricavare facilmente, che è una costante, circa 3 in condizioni di visione notturna normale. Stiamo parlando di magnitudine visuale, quindi di ciò che io posso vedere accostando l'occhio all'oculare di un telescopio, più un'altra costante che contiene il fattore di conversione tra le magnitudini e i rapporti di luminosità, per il logaritmo decimale del diametro espresso in millimetri. Quindi, se io ho un diametro, per esempio, di 100 mm, il logaritmo è 2, 2 per 5 è 10, più 3 è 13, arriverò all'incirca alla 13ª magnitudine. Se invece lì ci mettete 7 mm, che è il diametro dell'obiettivo che abbiamo addosso, cioè dell'occhio umano, della pupilla dell'occhio umano, ottenete una magnitudine limite che è circa 6. Quindi, grosso modo, i parametri sono quelli. Ciò che mi caratterizza la performance di un telescopio è il suo diametro. Oh, benissimo. Allora, costruiamo telescopi sempre più grandi,
e quindi potremo osservare oggetti sempre più deboli e osservare dettagli sempre più fini. Ma fino a quando posso aumentare il diametro del mio obiettivo? E anche qui ci sono dei limiti. Intanto il potere risolutivo è determinato anche dal fatto che noi siamo qua in fondo all'atmosfera. L'atmosfera, come ognuno sa, subisce il fenomeno della turbolenza. La scintillazione atmosferica ci impedisce di vedere dettagli più fini di un tanto perché l'atmosfera sostanzialmente non sta mai ferma, quindi quel limite quando scendiamo sotto il secondo d'arco ben difficilmente può essere superato, ma a questo possiamo ovviare con mezzi semplici, tipo mandando i telescopi in orbita, è solo una questione finanziaria e tecnologica, ma trascuriamo un momento il problema della turbolenza atmosferica. Pensiamo a quanto possiamo aumentare il diametro del mio obiettivo. E anche i rifrattori hanno un limite. Questo che vedete qua rappresentato, visto dalla parte strumentale, diciamo l'obiettivo è là in fondo a circa 20 metri di distanza, è il più grande telescopio a lenti mai costruito, è quello dell'osservatorio di Yerkes nel Michigan, mi pare si trovi, e ha un diametro di esattamente 1 metro. Questo è il più grande telescopio a lenti mai costruito ed è stato realizzato nel 1889, se non ricordo male, dalla premiata ditta Alvan Clark e figli. 1 metro. Più in là non si è andati. Perché? Perché realizzare lenti superiori al metro di diametro presentava delle difficoltà tecnologiche insormontabili. Bisognava creare un vetro perfettamente omogeneo, privo di difetti, di quel diametro, lavorarlo e ovviamente montarlo in una struttura adatta a contenerlo. Con un obiettivo a due lenti semplici, per avere una buona qualità di immagine, bisognava comunque avere dei rapporti focali molto elevati. Qui stiamo parlando di 20, quindi un rapporto focale-diametro estremamente elevato. Sono obiettivi poco luminosi, se andiamo a vedere. Questo è sostanzialmente il limite insuperato della nostra capacità di costruire telescopi a lenti ed è stato raggiunto alla fine dell'Ottocento. Come possiamo fare per raccogliere più luce? Utilizzando un altro principio. Riflettiamo, come abbiamo visto prima, la luce quando incontra un mezzo che non trasmette la luce, ma che è un conduttore elettrico, viene riflessa, conduttore elettrico, un metallo. Quando la luce incontra una superficie metallica o metallizzata, si riflette. Allora io posso immaginare di concentrare la luce con uno specchio concavo. E questa idea mi è venuta giusto 2 settimane fa, visitando quella strepitosa mostra che raccomando a tutti a Palazzo Reale a Milano, sui disegni di Leonardo, e tra le altre cose c'era questo disegno esposto che mi ha colpito perché ho detto, ma porca miseria, questa è una caustica. Questa qua è proprio l'aberrazione sferica, come ve l'ho fatta vedere prima in quella simulazione al calcolatore. Leonardo ha fatto un ray tracing, ha preso uno specchio sferico, ha disegnato tutti i raggi che arrivavano dall'alto e li ha fatti convergere nel fuoco e ha visto che il fuoco non è un fuoco, ma è una cosa distribuita. Semplicemente con la riga e il compasso, e lui aveva già intuito che per fare uno specchio che in realtà non doveva servire a costruire delle immagini, ma a bruciare qualcosa o forse a venire utilizzato come arma, questi non erano studi operativi, erano appunti delle milioni di idee che gli venivano in continuazione. Lui non pensava a utilizzare uno specchio per creare delle immagini, probabilmente Leonardo non ha mai pensato a costruire un telescopio, anche perché non era stato neanche ancora inventato il telescopio a lenti, quindi l'idea di poter costruire un telescopio basato su degli specchi era assolutamente al di là di qualsiasi limite concettuale dell'epoca, anche per Leonardo. Però lui aveva già capito che uno specchio sferico aveva determinate caratteristiche e non riusciva a far convergere tutta la luce in un unico punto. E per riuscire a creare un'immagine con uno specchio, quindi a far convergere tutta la luce in un unico punto, ho bisogno di una superficie
parabolica, perché la parabola ha proprio questa caratteristica, e il primo a comprenderlo fu un altro personaggio da quattro soldi, un certo Newton, che alla fine del Seicento realizzò uno dei primi telescopi a riflessione. E i telescopi a specchio, per una ragione costruttiva che può sembrarci banale, ma allora era una difficoltà insormontabile, rimasero per molti anni, anzi per quasi due secoli, relegati nel dimenticatoio dell'astronomia. Perché? Perché non si riusciva a fare degli specchi con una buona riflettanza. Non si conoscevano delle tecniche per rendere speculare il vetro, per metallizzarlo decentemente, e quindi i primi specchi venivano fatti con una lega metallica tenera, facilmente lavorabile, che sia il cosiddetto speculum, che era una lega di stagno, zinco e non mi ricordo cos'altro, che oltre ad essere pesantissima era tenera, quindi si deformava sotto il suo stesso peso e si ossidava nel giro di pochi giorni, quindi andava rilucidata in continuazione. Nel 1830 un ricastro irlandese, Lord Rosse, costruì questo telescopio, le cui fondamenta esistono, sono ancora visitabili in questo castello nel centro dell'Irlanda, che aveva un diametro di 1,80 m, quindi era uno strumento decisamente colossale, ma non lavorò quasi mai, proprio perché era quasi ingestibile per il fatto che lo specchio andava smontato in continuazione e rilucidato, e naturalmente con la lucidatura cambiava forma, perdeva la forma parabolica e quindi diventava praticamente inutilizzabile. Soltanto con la scoperta dell'argentatura e poi dell'alluminatura si è arrivati a quello che noi consideriamo come l'obiettivo astronomico di uso comune oggi, che è lo specchio parabolico, il telescopio riflettore, che è basato, ecco, l'elemento ottico è questo qua, ed è semplicissimo perché ha una superficie sola, anziché quattro come un doppietto di lenti, quindi una sola superficie da lavorare, con una curvatura modesta, come vedete, che deve essere parabolica, ma da uno specchio sferico a uno specchio parabolico il passo è abbastanza breve, perché lo scostamento dalla sfericità in realtà è piccolo. Anche un amatore può costruirsi con un po' di lavoro uno specchio di questo tipo, tanti l'hanno fatto, presenta ancora il problema del coma, perché comunque le stelle a bordo campo non sono perfettamente a fuoco, però a questo si può ovviare con altri dispositivi. Però diciamo, quello che è il telescopio moderno sostanzialmente è questo, quindi un telescopio in cui l'obiettivo è dato da una superficie riflettente concava, e qui abbiamo i due giganti del XX secolo, i telescopi, il 2,5 metri di Monte Wilson e i 5 metri di Monte Palomar, tra l'altro in un bellissimo disegno di Leslie Peltier, che sono quelli che hanno fondato l'astronomia come noi la intendiamo, che hanno permesso di scoprire l'universo extragalattico, l'espansione dell'universo, di fare tutta una serie di studi che poi, per fare il passo successivo, hanno richiesto di portare un telescopio al di fuori di quello che a questo punto era il collo di bottiglia della qualità d'immagine, che era la nostra atmosfera. Quindi il passo successivo è stato quello di, da un lato, portare il telescopio fuori dall'atmosfera, quindi in orbita, e dall'altro quello di portarlo in cima ad alte montagne e dotarlo poi di tutta una serie di dispositivi di ulteriori complicazioni, come l'utilizzo di specchi multipli, sistemi adattivi, sistemi di riconoscimento della turbolenza, eccetera eccetera, ma dettagli su cui penso non sia ancora il caso di entrare. Magari poi, se vogliamo, possiamo anche parlare del telescopio tecnologico moderno, che è tutto un altro capitolo. Quindi il telescopio a riflessione è, di nuovo, qui c'è uno schema semplificato: la luce mi arriva da sinistra, si riflette sullo specchio principale e poi può, nelle due configurazioni più semplici, che sono quella newtoniana, venire portata con uno specchietto piano al di fuori del tubo, oppure nella configurazione Cassegrain venire rimandata da un secondo specchietto nella culatta del telescopio, ottenendo un telescopio, diciamo, di aspetto più convenzionale, in cui si guarda, anziché dal lato, si guarda dal fondo del telescopio, come in un normale cannocchiale.
Lavorando sulle caratteristiche dello specchio secondario, posso anche modificare le caratteristiche, introdurre ulteriori correzioni e modificare quasi a mio piacimento la lunghezza focale del telescopio. Poi, naturalmente, una volta che io ho un'immagine sul piano focale, lì potrò metterci un sensore, un oculare o quello che preferisco. O potrò, se il telescopio è molto grande, questo è il Monte Palomar, vedete con la gabbia del fuoco primario, il telescopio è talmente enorme che nel fuoco primario c'è lo spazio per un operatore che all'epoca andava a cambiare le lastre fotografiche che erano da 12 pollici, quindi tutto in grande. I telescopi moderni, come dicevo, oltre ad essere costruiti sulla cima di montagne in mezzo ai deserti, come quello soprattutto del Cile, hanno poi dei sistemi estremamente sofisticati di elaborazione dell'immagine in tempo reale, di compensazione dei difetti dell'atmosfera, di sintesi ottica, quindi di più telescopi che lavorano come se fossero uno strumento unico, eccetera, eccetera. Però, diciamo, il principio di base è sempre quello del telescopio a riflessione. E naturalmente Hubble, che è lo strumento ottico più perfezionato che sia finora stato realizzato, che compie proprio in questi giorni i suoi 25 anni e che ha rivoluzionato le nostre conoscenze astronomiche, su cui abbiamo già parlato e raccontato in tutti i modi. Ancora un piccolo cenno allo strumento con cui tutti si accostano all'astronomia, il binocolo, che non è altro che una coppia di piccoli rifrattori, dotati anche di un sistema di prismi che aggiungono la comodità di avere un'immagine diritta e che lavorando a bassi ingrandimenti può anche essere usato semplicemente senza montatura, che è lo strumento che da sempre viene usato dall'astrofilo per accostarsi alla conoscenza del cielo. E naturalmente un velocissimo cenno comunque a cose di cui avete ampiamente sentito parlare, al primo strumento che è quello che noi ci portiamo dietro tutti i giorni, che è lo strumento che ci consente appunto di raccogliere la luce, di trasferirla al nostro sistema mentale, quindi poi alla fine è quello che ha determinato la nascita dell'astronomia, perché se noi non vedessimo le stelle non ci saremmo mai chiesti perché sono lì e cosa ci stanno a fare e cosa ci stiamo a fare noi nell'universo. Le specifiche dell'occhio umano: ottiche 17 mm di focale F2.8, 120 megapixel bianco-nero, 7 megapixel full color, quindi neanche tantissimo. La nostra visione a colori poi è quella di una praticamente di un telefonino, però abbiamo dalla nostra un sistema di elaborazione di immagine in tempo reale veramente formidabile, autoapprendente e molto robusto, quindi abbiamo ancora da giocare parecchio. Il sistema di acquisizione dell'immagine è un po' complicato, effettivamente, ci ha messo un po' a svilupparsi, però possiamo dire che funziona abbastanza bene. I sensori di immagine, invece, quando non usiamo l'occhio, vogliamo raccogliere l'immagine per studiarla, e beh, per tanti anni si è usata la buona vecchia pellicola, che era un sistema basato su sostanze chimiche come i sali d'argento che modificano il loro stato all'arrivo della luce. Al giorno d'oggi la pellicola è stata completamente soppiantata da tutta una serie di rivelatori elettronici, i CCD e i vari sensori delle fotocamere, che sono basati invece su delle matrici di sensori elettronici che raccolgono punto per punto l'informazione luminosa sul piano focale e la trasformano in una serie di dati che poi noi possiamo elaborare al computer. Anche su questo e soprattutto sui principi di funzionamento di questi sensori, Sandro vi illustrerà ampiamente fra 2 settimane. Io credo di non avere più nulla da dirvi. Ah sì, un prossimamente. Cosa abbiamo visto finora? Bene, abbiamo visto quella microscopica fettina colorata. Tutta la striscia è lo spettro elettromagnetico, dalle frequenze, delle bassissime frequenze radio, fino ad arrivare ai raggi X e ai raggi gamma.
Noi tutta questa sera abbiamo raccontato di quella piccolissima fettina dello spettro elettromagnetico. Nell'universo i fenomeni avvengono su tutte le anche su tutte le altre frequenze dello spettro che non possono venire osservate dal nostro occhio e che vanno raccolte in altro modo e solo in minima parte possono utilizzare strumenti basati sul vetro come quelli che abbiamo visto finora, ma devono utilizzare strumenti di altro tipo. Io penso che sulla strumentazione necessaria a osservare queste altre lunghezze d'onda meriterà fare un'altra serata perché ci sono veramente delle cose molto interessanti che sono state sviluppate nel corso del Novecento e che ci hanno consentito di ampliare la nostra finestra sul cosmo a partire da quella piccolissima zona disponibile con cui abbiamo costruito quasi tutto lo sviluppo storico della scienza astronomica. Io credo di aver parlato per un'oretta abbondante e se c'è qualche domanda. Silenzio totale.